Quanto guadagna? 2000 euro al mese. Sui 5000. Guadagno 50k di RAL. Ma chi guadagna di più? Partita IVA o posto fisso? Carissimi investitori, come potete vedere, oggi ho deciso di farmi un po' gli affari degli italiani per capire che cosa fanno per vivere, quanto guadagnano con il loro lavoro e se sono soddisfatti di quello che fanno. Ma soprattutto, per evitare di fare un video uguale a quelli che già ci stanno su YouTube, ho deciso di fare un focus particolare su partite IVA e liberi professionisti. Anche perché persino io ormai da un anno faccio il content creator di professione e mi sono dovuto aprire la partita IVA, se no come li fatturo sti milioni? Quindi, dato che sul discorso partita IVA c'è sempre un po' di timore, mi piacerebbe capire cosa ne pensa la gente, parlare con dipendenti e liberi professionisti e vedere un po' quali sono le differenze tra un posto fisso e una partita IVA, per capire anche quali sono i vantaggi e svantaggi dell'uno e dell'altro. Come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale con la campanellina, mi raccomando, perché è un piccolo ma impattante gesto per supportare il mio lavoro. Grazie. Che cosa fai per vivere? Anticorruzione. In un'azienda del Ministero delle Finanze, del MEF. Come ti trovi a essere dipendente? Pro e contro. È chiaro che per come sono fatto io, prima o poi avrò una realtà mia. Okay. Però magari farà tutt'altro. Al momento, per il lavoro che faccio, dipendente, che sia di un grande studio internazionale, ma comunque sei un dipendente o di un'azienda, sei comunque un dipendente. Quindi mi trovo. Per come sei come persona, appunto, in futuro vorresti essere magari una partita IVA? No, partita IVA nemmeno se mi paghi. SRL? Sì, è un'azienda. Sicuramente okay. Sarà un'azienda, ma farà tutt'altro. Ambito ospitalità, però è una cosa mia. Ah, ok, ok. Sì, 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 no. Vantaggi e svantaggi dell'essere dipendenti e vantaggi e svantaggi di partita IVA o SRL. Allora, partita IVA, considera che nel settore mio, se sei partita IVA vuol dire che in realtà tu sei un dipendente mascherato, tendenzialmente okay. Che tu sia in Big Four o in grande studio internazionale, tu hai dei vincoli di esclusività, per cui devi comportarti da dipendente, ma senza sì. I vantaggi del dipendente, che sono, per rispondere alla tua domanda, banalmente certezze, determinato non hai licenziamento, contributi pagati, cioè chiaramente tutte le certezze, assicurazione sanitaria già pagata, tutte le certezze che dà un pacchetto retributivo di un'azienda dipendente. Certo. Posso chiederti quanto guadagni con il tuo lavoro attuale? Circa 40 l'anno. Ok. Non tantissimo, lo so. Che cosa fai per vivere? Faccio abiti su misura. Dipendente o partita IVA, un libero professionista? Libero professionista. Come ti trovi con la partita IVA? Sotto quale aspetto? Burocratico, anche di guadagni. Come ti trovi in generale? Beh, chiaramente un po' più impegnativo. Hai più impegni da rispettare, le scadenze, le tasse, le regole, la contabilità e tutte cose che da dipendente non hai, chiaramente. Ok. Vantaggi e svantaggi di avere la partita IVA? Vantaggi è che sei autonomo e il tuo lavoro lo gestisci tu, lo imposti tu e il tuo successo o non successo dipende molto da te. Svantaggi e tutto il resto. C'è qualche paura secondo te che tu hai in merito alla partita IVA o che senti magari dalle persone in merito alla partita IVA? Hai meno certezze. Se sei un dipendente sai che ogni tot ti arriva uno stipendio, arriva un accredito, la partita IVA c'è più incertezza. Ultima domanda, questa assolutamente senti di libero di rispondere o di non rispondere. Se ti posso chiedere quanto guadagni con la partita IVA? No. Ok. Che cosa fai per vivere? Sono un universitario, quindi sono mantenuto. Va bene, e si sta benissimo. Così, per adesso sì. Poi quando arriva la laurea sarà un problema. Ah, che cosa studi? Studio tecniche audioprotesiche. In futuro, visto che ancora non lavori, in futuro come ti vedi? Più libero professionista, quindi a partita IVA, o dipendente? Più libero professionista. Perché? Perché secondo me da dipendente forse hai più vincoli riguardanti l'aspetto degli orari di lavoro. Come libero professionista ti puoi gestire un po' meglio. Poi fa un po' come ti esatto. Pare. Esatto. Se ti chiedo appunto vantaggi e svantaggi oltre a questo dell'uno e dell'altro? Sicuramente da dipendente c'hai una base come stipendio che è più sicura. Poi okay. Come libero professionista ovviamente c'hai qualche variazione che diciamo non ti dà una stabilità nel tempo, però te la puoi costruire comunque. Però come partenza non hai una base come un dipendente che sicuramente ti può aiutare all'inizio. All'inizio il libero professionista può incontrare qualche difficoltà. Ti devi costruire da esatto. Solo diciamo, però magari se ingrani fai qualcosina di più. Esatto. Che cosa fai per vivere? Tanti lavori. Lavoro al bar, faccio la babysitter, faccio la truccatrice e la parrucchiera. Madonna, un sacco di roba. Tutte queste cose le fai da dipendente, libero professionista? E le prime due da dipendente, le altre due da libera professionista. Ok. Abbiamo una persona che fa entrambi. Vantaggi e svantaggi dell'essere liberi professionisti e vantaggi e svantaggi dell'essere dipendente. Svantaggi liberi professionisti che non hai mai una certezza economica, ma neanche a livello di tempo. Cioè, da una parte è positivo perché gestisci
gestisci tu il tuo tempo, però allo stesso tempo comunque a volte magari ti annullano delle cose, cioè non c'hai quella stabilità di quando tu fai un lavoro fisso, c'hai i soliti orari, le solite giornate e sai che sono quelle. Hai magari delle paure in merito alla partita IVA? Sì. Del tipo? Le tasse. Secondo te sono troppo alte o invece si possono fare? Dipende quanto lavori, cioè vabbè, tanto più lavori più tasse paghi, però esatto, comunque sì sì, però comunque è anche il discorso che se lavori poco però comunque le tasse le devi pagare, quindi lavorando poco ci rimetti. Meglio fatturare di più e pagare più tasse. Esatto, esatto. Guadagni di più da partita IVA o da dipendente? Dipende dai lavori, e meglio retribuiti sicuramente da libera professionista. Ah. Altri invece no, non proprio. Che cosa fate per vivere? Tecnico della fibra, monto i modem, non so, okay, di credente, Bea Telecom. E io assistente di volo a Dublino. Siete soddisfatti del vostro lavoro? Abbastanza, non ce lamentiamo. Per il momento va bene così. Sì, sì, sì. Ok. Sì, sì. Siete entrambi dipendenti o? Tutti e due dipendenti. Dipendenti, sì, dipendenti. Ok. Come vi trovate da dipendenti? Bene, meno responsabilità, meno pensieri, insomma, stacchi è finito. Deve essere una cosa bella. Sì, soprattutto malattia, se stai male, basta a casa, non devi stare a pensare che comunque i soldi non entrano. Quello è la cosa principale. Quali sono magari le paure di aprire una partita IVA? Ne aprireste mai una? C'è mio papà che è partita IVA, non me lo consiglia, insomma. Perché, che dice? Tasse, trovare dipendenti per la società è difficile, è impegnativo, lo vedo. Non ha orari, quindi non, insomma, stacca. Esatto, okay. Esatto. Io me l'aprirei, però è una cosa per il futuro, diciamo. Però è impegnativo. Vantaggi e svantaggi dell'essere dipendenti, vantaggi e svantaggi della partita IVA? Beh, della partita IVA te l'ho detto prima, insomma, quel fatto delle tasse, dover trovare sempre continuamente personale e non avere orari. Svantaggi di essere dipendente, magari forse lo stipendio, che anche se l'azienda guadagna di più, te continua a guadagnare sempre quello. Voi avete, diciamo, delle paure in merito alla partita IVA? Delle paure che hanno gli italiani in merito all'essere liberi professionisti, al mettersi in proprio? Da quello che so, poi sono un po' ignorante nel settore, che comunque l'Italia tutela poco chi è partita IVA, i piccoli imprenditori. Infatti durante il Covid molti sono un po' falliti, però giusto quello, poi paura bisogna buttarsi nella vita, secondo me. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Se potete dire quanto guadagnate? Io c'ho, vabbè, lo stipendio base e poi dipende dalle ore di volo, quindi cioè non è uno stipendio fisso. Ok, all'incirca? Se lavoro poco su 2.000, altrimenti su 2.600. Netti? Io dipende, faccio i sabati che me li pagano in più e dipende pure dai sabati, comunque più o meno 1.600, 1.800, dipende dal mese. Non ci lamentiamo, cioè i sfizi ci leghiamo, tanto sto a casa, mamma e papà, e chi mi ammazza? Quanti anni avete? Io 21 l'altro giorno ho fatto. Beh, complimenti, auguri. Grazie. Io devo fare 21 mo a giugno. Che cosa fai per sopravvivere? Faccio il facchino in un hotel, 4 okay. stelle. Quindi dipendente? Sì. Ok, dipendente. Come ti trovi da dipendente? Devo dire, ZQ sto molto fortunato, quindi molto in, soprattutto siamo veramente tutti giovani. Il più vecchio, diciamo, c'ha 30 anni, quindi è un'azienda molto buona. Ho lavorato anche in aziende terribili, quindi ho visto tutti e due gli angoli. Domanda personale, sei soddisfatto del tuo lavoro? Sì, devo dire che mi piace molto. C'è qualcos'altro che vorresti fare o? Sì, quello sempre ovviamente, mettersi in proprio è una cosa che vorrei, ma siamo in Italia, esattamente sempre quello il problema. Ok, allora visto che dici così, a te piacerebbe metterti in proprio magari? Sì. Quali sono le paure che hai te o che sono te, hanno le persone in generale nel mettersi in proprio della partita IVA? Sicuramente non essere supportati dal paese, questo ovviamente è sicuro, e anche magari la paura molto di non farcela, paura di non farcela e di fallire è molto pesante, anche perché rimane in mezzo alla strada, non piacerebbe a nessuno. Vantaggi e svantaggi dell'essere dipendenti e vantaggi e svantaggi della partita IVA? Beh, vantaggio del dipendente sicuramente è che pensi a molte cose in meno, fai il tuo lavoro, ti arriva lo stipendio. La partita IVA è esattamente il contrario, molti più pensieri, molte più responsabilità. In futuro apriresti mai la partita IVA? Se il paese lo vorrà, molto volentieri, sì. Queste cose del paese che cosa intendi? Più a livello burocratico, a livello di tasse? Sì, soprattutto le tasse. Le tasse, okay, ovviamente più che altro perché non ci stanno molto con i servizi che ci danno. Okay. Che pagare quella percentuale di tasse per servizi che comunque non ci sono completamente al 100% è un po' una fregatura. Ti dirò, io per esempio sto a partita IVA forfettaria. Non è in realtà poi così male come viene detto. Io per esempio vado a pagare all'incirca 26% di tasse. Secondo me non è tantissimo. No, adesso che me lo dici, no. Effettivamente 26% non è neanche troppo. Ultima domanda, sentiti libero di non rispondere. Quanto guadagni? 1.400. Ok. 1.400 netti, sì. Okay. E lavoro 6 ore e 40 al giorno. Come si può vedere, molte persone considerano la partita IVA come il male assoluto. Però quello che vi posso dire io, che la partita IVA ormai ce l'ho da un anno, è che in regime forfettario non si sta poi così male. Anzi, è una specie di paradiso fiscale. Per chi non lo sapesse, il regime forfettario è una partita IVA agevolata per chi fattura meno di 85.000 euro.
euro l'anno, che in pratica di riffa e di raffa vi permetterà di pagare in totale tra tasse e contributi IMSS all'incirca il 26% su tutto quello che fatturate. Almeno io pago circa il 26%, perché devo pagare il 28% di tasse sul 78% di quello che fatturo, cioè il cosiddetto imponibile. Quindi il mito che in Italia si pagano tutte ste tasse poi non è vero, perché il 26% non è niente. Per quanto riguarda la parte burocratica e fiscale, le rotture di coglioni, posso allegramente dire che non ne ho. Infatti negli ultimi anni la gestione della partita IVA si è di molto semplificata, anche grazie ai vari servizi online che ci sono in circolazione. Il più famoso di questi è ovviamente FiscoZen, di cui io sono realmente un felice cliente soddisfatto e mi sento di consigliarvelo. Attraverso un abbonamento annuale di all'incirca 450 euro, infatti, avrete la possibilità di aprire una vostra partita IVA, come ho fatto io, tramite FiscoZen, avere una piattaforma online sempre a disposizione che vi permetterà di emettere nuove fatture anche elettroniche, ma soprattutto avere un comodissimo grafico che vi permette di vedere in live quante tasse dovrete pagare ogni volta che emettete una nuova fattura. E questo è comodissimo perché ogni volta che io emetto una nuova fattura mi vedo semplicemente quante tasse devo pagare su quella fattura che ho incassato e semplicemente mi mando i soldi di tasse su un altro conto e sto tranquillo fondamentalmente. Oltre a questo, compreso nell'abbonamento, avrete un team di commercialisti sempre dedicato per rispondere a qualsiasi domanda o chiarimento a livello fiscale, e ovviamente penseranno loro a fare dichiarazione dei redditi e quant'altro. Insomma, è un servizio che consiglio spassionatamente a chiunque voglia aprire o abbia già una partita IVA. Io mi trovo benissimo personalmente, non ho rogne di alcun tipo e soprattutto risparmio tantissimo rispetto ad avere un commercialista tradizionale. Sono riuscito a scroccare un link che vi permetterà di ottenere una consulenza fiscale gratuita con un esperto commercialista di FiscoZen, ma soprattutto, qualora voi decideste di continuare con l'abbonamento, un buono di 50 euro sul vostro primo anno di abbonamento, appunto. Link col buono sconto e consulenza gratuita in descrizione, oppure vi basterà inquadrare il QR code che trovate qui sullo schermo. Qua. Figo, eh? Non l'aveva mai fatta nessuno questa cosa del QR code. Che cosa fate per vivere? Niente, sto cercando lavoro, insomma. Ok. Io sono studente universitario e durante il weekend lavoro come cameriere. Cosa studi? E biologia. Io lavoro come cameriera, però comunque vivo ancora con i miei. Come vi trovate all'essere dipendente al momento? Bene, ma credo che comunque magari le paghe dovrebbero essere un po' più alte rispetto a quello che si fa, diciamo, durante il lavoro. Sì, anche secondo me. Aprireste mai voi una partita IVA? Cioè, vi mettereste mai in proprio o invece state bene da dipendenti col posto fisso? Secondo me, adeguando un po', diciamo, a livello lavorativo quello che si guadagna, forse sarebbe anche buono il posto fisso. Comunque hai sempre delle entrate sicure, diciamo, a meno che appunto non venga licenziato, però sì. Sono quelle. Invece con la partita IVA non si sa mai. Sì, sei il capo di te stesso, decidi tu come e quando, però non si può mai sapere. Sì, anche secondo me. Che cosa vorreste fare nella vita? Vorrei finire biologia e poi forse antropologia o genetista. Io più lavorare in ufficio come segretario, così. Quanto guadagnate attualmente? 40 euro a servizio. Ok. Da quindi 6-7 ore all'incirca. Ok. 5 euro all'ora più o meno. Io 50 all'ora. Lei che cosa fa per vivere? Vendo caffè. Libera professionista? Sì, dipendente. Dipendente. Come si trova a essere dipendente? Divinamente, mi trovo bene. È soddisfatta del suo lavoro? Moltissimo, perché me lo sono costruito da sola, sono entrata in un modo in azienda e oggi sono un dirigente, pertanto sì, bene. Si sentirebbe mai magari di mettersi in proprio? Sentirebbe questo desiderio oppure va bene così? No, non lo sento il desiderio di mettermi in proprio, no, va bene così. Vantaggi e svantaggi del lavorare in un'azienda? Dell'essere dipendenti rispetto a essere liberi professionisti con una partita IVA? Ma ci sono vantaggi e svantaggi nell'uno e nell'altro campo. Sicuramente, insomma, un'azienda, certo, oggi non esiste più l'azienda che ti lascia, cioè, se tu mi dici azienda perché c'ho il posto fisso, no. A meno che non è statale, ma diciamo. A meno che non è statale, perché è manco statale, ormai, diciamo, di sicuro non c'è più niente. Pertanto dico, l'azienda è sfidante in quanto c'è un ambiente di lavoro stimolante, ci sono i colleghi, eccetera, eccetera. Certo, essere imprenditore, una partita IVA è più complicato in quanto sei portato ad avere tanti più rischi, però anche la sfida di poter fare una cosa tua. Lei avrebbe delle paure magari in merito alla partita IVA? No. No. Grazie mille. Un'ultima domanda ed è quella più personale, se non vuole rispondere non risponda. Quanto guadagna? 2000 euro al mese. Netti? Sì. Ok, va bene. Lei che cosa fa per vivere? Medico. Libero professionista? Professionista, sì. Okay. Sta con partita IVA? Esattamente. È soddisfatto del suo lavoro? Sì. Come si trova con la partita IVA? Attualmente bene, devo dire. Non mi lamento, ecco. Secondo lei si paga
pagano troppe tasse? Ci sono problemi burocratici o non è poi così male? Beh, burocratici ormai no, perché tanto ormai sono tutto quanto digitalizzato online, è abbastanza rapido, veloce, di didascalico, proprio tranquillo. Per quanto riguarda le tasse, ovviamente sono ancora in regime forfettario, quindi comunque è tranquillo. Però ovviamente più si va avanti, il fatto che più si guadagna più si paga è un pochino pesantuccio, ecco la cosa. Quanto fattura? Generalmente sui 5.000. 5.000 al mese? Sì. Ok, bene. Ah, un'altra cosa. Sì. Questo è un video sponsorizzato per FiscoZen, non so se lo conosce. No. Io per esempio uso FiscoZen, pago 450 euro l'anno ed è tutto compreso, diciamo. E c'hai un team di commercialisti che fanno va tutto bene. Loro. Lo dica alla telecamera. Va bene, controllerò. Studio. Dica di cliccare sul link in descrizione per ottenere 50 euro di sconto. Ok, potete cliccare sul link per ottenere 50 euro di sconto. A FiscoZen. A FiscoZen. Grazie mille. Che cosa fai per vivere? Lavoro come consulente, lato data science, dipendente. Come ti trovi da dipendente? Allora, mi trovo abbastanza bene, soprattutto per la mia azienda, che è un'azienda di consulenza, quindi tu guardi varie realtà, quindi da un certo punto di vista assomiglia anche non a un lavoro di dipendente, ma a un lavoro quasi da privato. Però diciamo che ovviamente ci sono dei pro e dei contro, come in tutte le cose. Sicuramente uno dei vantaggi di essere dipendente è la sicurezza, stipendio fisso, come si usa dire. Altri vantaggi, sicuramente benefit, ferie pagate, assicurazioni sanitarie, cose di questo tipo. Ovviamente lo svantaggio è che comunque tu sei fisso con quello, quindi anche se tu ad esempio vuoi, ne so, arrotondare lo stipendio con qualcos'altro, è più difficile, perché chiaramente lo devi fare entro un certo limite, mentre invece se sei libero professionista hai più libertà su quello. Sicurezza versus libertà. Apriresti mai una partita IVA? Proveresti mai a buttarti a fare il libero professionista? Direi sì, però ovviamente con raziocinio, nel senso che lo fai se sei sicuro di avere un'attività buona che comunque sia ti garantisce un certo numero di fatturato e quindi un'idea che ti possa portare a quello. Altrimenti ovviamente essere dipendente è meglio. Sei soddisfatto del tuo lavoro? Sono attualmente soddisfatto, sì. Ti posso chiedere quanto guadagni? Sì, guadagno 50k di RAL. Ok, quindi lordi? Sì, lordi. Okay. Che cosa fai per vivere? Studio e ho iniziato un tirocinio da poco. Poi ho fatto qualche lavoretto, però questo principalmente adesso. Tirocinio in che ambito? L'azienda? Comunicazione e marketing. Ok, sei soddisfatta di quello che fai, del tuo lavoro? Sì, ho iniziato da poco, però attualmente assolutamente sì. L'azienda per cui stai facendo il tirocinio è inerente al percorso di studi che stai facendo? Sì, tramite un'applicazione che ci ha fornito la Sapienza, e quindi sono molto contenta, perché non è facile trovare tirocini nell'ambito di studi, quindi sì. Come ti trovi da dipendente? Ripeto, ho iniziato da poco, però mi hanno accolta molto bene, mi stanno seguendo, sono contenta, mi sto piano piano addentrando, quindi mi trovo a mio agio. Apriresti mai invece una partita IVA? Ti metteresti mai in proprio? Cioè, ti piacerebbe come cosa oppure stai bene Dovrei così? Dovrei farmi prima due conti dal punto di vista burocratico, diciamo, se mi conviene, dal punto di vista economico. So che ci sono dei tornaconto, però non so, dovrei ragionarci anche un po'. Anche perché poi a livello di marketing si può fare molto da liberi professionisti. Sì, esatto, quindi dovrei vedere un po' il tornaconto. Dovrei farmi due conti al riguardo, sì. Ci sono delle paure che tu hai personalmente sulla partita IVA o che senti in giro che ci siano più spesso oppure? Ma principalmente riguarda le tasse. Per il resto credo ci sia una maggioranza, siano benefici, quindi questo. Ultima domanda, se puoi dire quanto guadagni da stagista? Non guadagno. Ah, ok. Per adesso ho il bonus del pranzo. Carissimi investitori, come abbiamo potuto osservare, la maggior parte delle persone che hanno paure o preoccupazioni in merito alla partita IVA non hanno la partita IVA, mentre quello che possiamo notare è che chi invece la partita IVA ce l'ha non si trova poi così male, anzi dice di passarsela piuttosto bene. Soprattutto quello che mi dispiace è che è stato veramente molto difficile trovare gente per strada, diciamo, gente insomma tra i passanti con partita IVA, quindi liberi professionisti. Non che essere dipendenti sia una cosa brutta, anzi io ho sempre pensato che sia giusto che ci sono persone che vogliano essere dipendenti e persone che invece sentano di mettersi in gioco e fare i liberi professionisti. Magari anzi una persona può avere un periodo della sua vita in cui si sente più libero professionista o un altro in cui si sente più dipendente. Comunque vi ricordo che se anche voi volete fare della vostra passione un lavoro vero e quindi per forza di cose dovete aprirvi la partita IVA, il servizio che vi consiglio in assoluto, perché io appunto mi ci trovo benissimo, è FiscoZen, con cui grazie al link che sono riuscito a scroccare per voi avete una consulenza fiscale gratuita con un commercialista esperto, ma soprattutto 50 euro di sconto sul vostro primo anno di abbonamento. Link qua o qua con il QR code. Ok, bene.
Come al solito, carissimi investitori, lasciate un like, iscrivetevi al canale lasciando la campanellina, ma soprattutto vi aspetto nei commenti per parlare di lavoro, professioni, partita IVA, eccetera, eccetera, perché mi piacerebbe parlarne con voi. Oppure, se non ve ne frega niente, ci vediamo in un prossimo video. Ciao.